Ciao amiche ed amici e bentornati nel mio canale. Oggi faremo un confronto tra pizza fatta con lievito madre e pizza fatta con lievito di birra. Tutti mi chiedono: ma qual è la differenza tra le due cose? C'era una differenza nel sapore? Ho voluto fare le cose in maniera scientifica. Stesso tipo di impasto al 70%, stessa lavorazione, fatto l'autolisi e vediamo di che cosa sto parlando. Qui abbiamo l'impasto fatto con lievito madre e qui invece abbiamo l'impasto fatto con lievito di birra. Già qui si nota la differenza, vedete? Mi sembra un pochettino più molliccio questo e torna su meno lentamente, questo invece è ancora più massiccio. Stendiamo la pizza e vediamo cosa succede. Iniziamo con quella con lievito di birra. Si stende una bellezza, Farò la solita pizza canotto per vedere l'alveolatura. Stendo sulla pala, come mi ha insegnato il maestro Franco Pepe. Dall'altro lato della telecamera c'è Mary. Ciao Mary! Ciao! Un po' di farina, e adesso Mary mi sta odiando perché è volata farina a terra a mo' di pioggia. Qui. Non l'aveva notato nessuno, ragazzi. Nel frattempo ho il fuoco alle mie spalle, ho quel forno che mi sta abbronzando. Un cucchiaio e mezzo scarso di pomodoro, scarso perché in realtà sta finendo, ne voglio aprire uno nuovo. La buonissima mozzarella fresca del Tesco, Basilico. Ok, e poi aggiungiamo un pochino di pecorino romano. Allargo la pizza col metodo Spock. Filo d'olio. Venite con me, dai. Forno altissimo. Wow. Passo un po' la fiamma, così facciamo fare meglio il fondo senza rischiare di bruciare poi il sopra. E vabbè, qua grandi numeri, Mary, grandi numeri. Sì, sì, entra nel forno, vai. No. Sciogliami il cellulare, dai, dai, dai. Ascolta tu. Guardala, guardala, aspetta, devo girare. Mi sono andato io. La volevo bruciare così, per sfizio. Ma tu puliva pizza, a pizza, a pizza, capo marò la coppa. Ma guarda qua. Il profumo è divino. Ma prendiamo questa pizza qua e la mettiamo da parte. E adesso facciamo quella lì con il lievito madre. Più soffice di quella con il lievito di birra. Adesso vi svelo un segreto, In realtà Mary le ha già provate tutte e due e già si è fatta un'idea su quale forse sia la migliore. Mary, quando è che facciamo un dolce? Presto. Stesura su pala, deve essere tutto uguale. Anche la farina che lancio a terra deve essere praticamente la stessa. Tanto la pulisci tu poi? Sì, sì, la pulisco io. Strizzo la mozzarella, Mary, che questa è la cosa che... Strizzo. Un po' di basilico buttato a caso, sì, così. Solito pecorino romano. Ma non ci va il pecorino romano sulla pizza, sei un venduto. Venduto? Non lo so, hai i poteri forti del pecorino romano. E speriamo bene. Passiamo la fiamma. È bellino quello. Guarda, guarda, guarda lì. Guarda, guarda come si gonfia. Dietro. Dai, la lavanda, va. Abbiamo inventato una nuova pizza, Mary. La pizza bignè. Adesso la vedi, guarda. È fatta, è fatta. È fatta. A me sembra buona. Lievito di birra e lievito madre. Io le vedo simili nell'aspetto. Forse questa qui mi sembra più uniforme rispetto a questa qua, che invece mi sembra un pochettino più casuale. Guarda le bolle come sono, Siamo arrivati alla leggendaria prova del taglio. Cominciamo con la pizza fatta con il lievito di birra. Ehi! C'è qualcuno? Uno! Oh, comunque sembra la pizza fatta con la biga. Sarà lì su, dai.
pizzaioli non sudano, i pizzaioli traspirano. Per chi ha visto Dark, questo è l'ingresso che porta al passato, al presente, al futuro. Questo qua. Vabbè, dai, qua. Altissimissimo livello. E mo tagliamo quella fatta invece con il lievito madre. Signore e signori, ecco. Sembra uno squalo. Tagliamone uno un pochettino più educato. Ehi, ehi. Ma questa sembra più normale, dai. Dal punto di vista dell'alveolatura, a me non sembrano diverse. Qua forse l'interno di quella fatta con il lievito madre mi sembra un pochettino più sottile, mentre invece l'interno di quella fatta con il lievito di birra mi sembra più consistente, ma sono entrambe alveolate. La struttura del glutine mi sembra più sottile in quella fatta con il lievito madre, invece qua è più mollicoso. È arrivato il leggendario momento dell'assaggio. Vorrei cominciare da quella con il lievito di birra. Profumo davvero ottimo. È buono. Non vorrei dire, ma nella sua semplicità, secondo me esalta i sapori del pomodoro, della mozzarella. Non ha quel sentore leggermente acido del lievito madre. Devo mangiare il wasabi tra una pizza e un'altra. Vabbè, questa è la pizza che faccio di solito. La salute ha una personalità più forte questa. E l'impasto ha proprio un sapore deciso. Quella con lievito madre forse è un po' più ostica da masticare, tra virgolette. Mentre invece a pizza calda, quella con il lievito di birra, a me sembra invece più scioglievole. Ma una volta raffreddata, la pizza con il lievito di birra diventa un pochettino più ostica della pizza con lievito madre calda. Quindi secondo me ci sono dei pro e dei contro. Forse dal punto di vista della shelf life, che poi ce le mangiamo subito, voglio dire, forse quella con lievito madre ha una durata maggiore. Mentre invece questa qua con lievito di birra mi viene da pensare che forse va mangiata veramente subito, altrimenti poi dopo diventa un pochettino più bruttina, ecco, come dire. Ok ragazzi, allora un bel like se vi è piaciuto il video, lasciatevi un commento e fatemi sapere cosa ne pensate delle due pizze e se preferite quella con il lievito madre o quella lì con il lievito di birra. Iscrivetevi al mio canale, cliccate sulla campana per ricevere tutte le notifiche, altrimenti vi perderete tutti i miei video e sapete che è peccato. E infine ricordatevi che c'è il mio corso di pizza fatto in casa su Udemy di Art Pizza Making, che è un corso in inglese. Non dimenticate però che sono su Instagram come Gigio Pizza, su Facebook come Impasti in Fuga e su Telegram come Gigio Pizza. Trovate questo canale, questo gruppo pieno di persone che si scambiano un sacco di ricette, trucchi. Io adesso prendo le due pizze, metto uno sopra l'altra e me le mangio. C'è Mary che mi sta guardando veramente con gli occhi così. Che dire ragazzi, ciao e alla prossima. Ciao amiche ed amici, molti di voi mi hanno chiesto di chiudere la finestra. We want to eat pizza. The room for pizza is always there, but your eyes are wide open for pizza.